E poi voi Tina, e questo continua, soprattutto per voi donne, sono misogini. Misogini, io una come un signore Ilario Cappucci. Misogini, per antiche tradizioni polacche, la donna è un pericolo, deve essere al suo posto. La donna è un pericolo, la donna è un figlio di Dio. E dai con questa ordinazione delle donne. Al giovedì santo Ratzinger dice: non possiamo concedere, non concederemo l'ordinazione femminile, perché c'è un documento di Wojtyla, che è la Dignitatis Mulieris, un documento del beato Wojtyla, quindi che per noi è irrevocabile. Come si fa la parola di un uomo di terra a dire che è irrevocabile? Che nella storia della Chiesa, ma nella storia della Chiesa, ma di come? E nella Chiesa, come siamo il signor Bettazzi, c'erano già le diaconesse via via. Perché? Perché il battesimo era per adulti, per immersione, con la cultura orientale che si andava a battezzare le donne nude. Le donne. E se sul testo c'è proprio diaconesse, nella traduzione della CE ha messo la Chiesa è episcopi, presbiteri, diaconi e collaboratrici. E io un cardinale glielo ho detto una volta, perché non avete scritto puttane tutte, ero. Sua madre è una puttana, sua sorella. Poi, ma cosa dici? Parlate chiaro il Vangelo, sì sì, no no. Questo è il punto centrale. E allora è questo punto, il Concilio finalmente decreta a stragrande maggioranza il primato della coscienza personale. Tutti voi siete sovrani, dobbiamo ascoltare tutti. Immagino che aderisco alla Chiesa se non ascolto il mio vescovo e il mio papa, i padri della Chiesa, tutti. Però poi sono io che devo dare l'adesione. Questa è fede, non do l'adesione perché me l'ha detto il papa o perché altrimenti vado all'inferno. Che principio è? La fede è un'adesione totale di amore. In francese diciamo amourisé, noi diciamo innamoramento. Innamoramento prevede magari un ritorno. L'amourisé, io Gesù ti seguo, dove metti i piedi, peoro. Questo è il punto centrale. Ve ne rendete conto? La coscienza è una coscienza voi che avete. A chi è subordinata sulla terra? A nessuno. Al sindaco? No. Al governatore? No. Al governo Obama? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Berlusconi? No. Al governo Monti? No. Ognuno ha una coscienza libera. Dovete obbedienza al parroco? Tipo no. No. Dovete parlare. Al vescovo? No. Ma cavolo, al papa? No. No. Lo scriveva Razzi nei suoi documenti da teologo. Hai capito? Allora vede questa restaurazione. E chi deve salvare la Chiesa se non noi? E allora la società ne ha veramente dei danni. Dov'è il sale? Dov'è il lievito questa società? Dov'è il picco di grano? Quante belle chiese che abbiamo! Se uno un crocifisso non ce l'ha sul cuore, c'è bisogno di mettere. La Chiesa è membra viva, pietre vive, assemblea, la coscienza. Tant'è vero che quindi sarà un grande dono per tutti di sentirsi liberi, figli di Dio e figli di Dio. E allora io l'ho subito sperimentato. Avevo il cardinal Canessa. Noi abbiamo l'unità di strada. Mi arriva un professore di morale e comincia. Ha detto: sei prete, c'è anche un padre della comunità, non potete distribuire, non dovete distribuire il preservativo. Dico: stampa se ti ci va a fanculo tu. Guarda che noi ci siamo informati con i migliori infettivologi, professor Moroni di Milano per esempio, nel rapporto sessuale ci può essere contagio infettivo. L'HIV non c'è ancora il vaccino adesso, non c'è ancora.
E allora gli dice, guarda, allora mi ha detto il cardinale che ti aspetta. Mi ricordo, arrivo là in Curia, lo sai com'è in Curia? Qui nei palazzi importanti, i segretari, i tirapiedi, sempre con la cartella. Non fanno un caso. Allora, ha detto, buongiorno Don Andrea, buongiorno, lei è il secondo, sì, ho visto in anticamera c'è un prete. Però scusi, lei è così buono, sa il nostro cardinale è così sensibile, sembra fosse canessa. Non può sentire la parola preservativo. Vabbè, sono molto tecnico. Dirò profilato, non mi lascia finire, non dica profilato che il cardinale sviene. Cosa devo dire? Si mantenga sull'anticoncezionale. Entriamo dentro, non ti dico, ma messo lì che andava avanti e indietro, tu devi andare dai giovani con i principi, tu devi andare dai giovani con i nostri principi, la morale cattolica. Ma Eminenza, io propongo la morale cattolica, no? Per ordine. Allora guardi, sono stato marinaio, tempo di guerra mi è capitato 3 volte. In tempo di guerra, quando abbiamo avvistato i naufraghi, il comandante non andava lì. Pronto? Siete inglesi, francesi, americani? Blu. No, il naufrago subito salvo, la ciambella di salvataggio. A proposito, l'avete letto il pacchetto di sicurezza del governo Berlusconi? Io per mesi non ho salutato a Genova gli ufficiali di marina. Io poi sono stato anche tenente cappellano di una nave scuola mercantile. La marina nel cuore. Per la marina un naufrago. Berlusconi ha fatto un governo, un decreto, e la marina ha eseguito. Raccogliete i naufraghi, Lampedusa, li impacchettate e li date alle motovedette libiche, a Gheddafi. Ma vi rendete? È un crimine in tutto il mondo. E vedete come siamo. E indovinate quando è stata approvata in Parlamento questo pacchetto sicurezza. Tutto pensa. Il 9 agosto, al venerdì, un mio compagno, non so che, alla vigilia mi fa, domani tutti in piazza, compagni, Gallo tu vieni, mi sento che vengo. Sono andato, eravamo in 15, una bandiera rossa che arrivava in 15, il più giovane aveva 78 anni. Viva! Mi ricordo. Vi rendete conto? Questa è la situazione. E allora gli dico, Eminenza, a un certo momento li faccio, lui gridava. Guardi che se si fosse il rogo lei andrebbe bruciato. Non è il momento di schiacciare! E no! Lei lo sa meglio di me che il Concilio Vaticano II ha stabilito la, come si dice? Il primato della coscienza personale. Allora non sto volendo. Io non voglio essere vincente, voglio essere convincente, non lo è. Buonasera. 3 giorni dopo mi scrive. Caro figliolo, abitiamo un chilometro, Se gridava dalla finestra lo sentivo. Caro figliolo, è vero, nella Santa Madre Chiesa Nostra Madre, il primato della coscienza è dottrina certa. Punto, poi è caso. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza può dirsi retta se fa riferimento alla verità. E allora gli ho scritto, finalmente Eminenza siamo in piena sintonia. Perché non la cerchiamo insieme? Non mi ha più risposto. Ha ragione Paolo Rossi, Dio c'è ma non sei tu.
non c'è né verità sulla terra, state attenti, state attenti. E allora questo senso, e allora ancora un passaggio. Ho imparato la democrazia a Barcellona. Io tornavo dal Brasile, Chierico Salesiano. Del 54 c'era ancora il regime franchista. Come salva Borgo Santos, un cappuccino di Trento diventa mio amico. Pensaci alla differenza. Tu sei simpatico, vieni con me. Poi mi ha messo a perdere, andavo a vendere i rosari in prima classe. Lui con i semi lì delle campagne, aveva i fil di ferro, faceva i rosari. Vai che tu sei giovane, vai a venderlo, poi ti do la mancia.